Se vogliamo fare un bilancio dell'amministrazione Lucchi di questi primo metà mandato, se vogliamo secondo mandato, sicuramente non possiamo come gruppo di minoranza essere soddisfatti, della nostra amministrazione comunale. Alla luce delle risultanze concrete che si sono potute evincere in sede consiliare, ma anche al di fuori, noi come minoranza abbiamo spesso dibattuto in consiglio comunale sui temi più caldi, i rifiuti, l'acqua, per esempio, o la gestione di alcuni servizi comunali che non sono all'altezza delle aspettative. Indubbiamente, se dobbiamo fare, diciamo, un bilancio, il bilancio non può essere che negativo. Abbiamo diversi punti critici su cui possiamo intervenire. Anzitutto, il ruolo, diciamo, egocentrico e diciamo, di completa accentramento dei media, delle notizie in capo al sindaco che non porta a un ritorno o a benefici o a vantaggi per il comune di Berceto. L'ultima trovata che è stata fatta dal nostro sindaco, questa cripta con Paperon de Paperoni come critica al capitalismo, insomma, finiamo sicuramente sui media nazionali, ma indirettamente i benefici sono per Berceto. È chiaro che si tratta, come sempre, di un'opera di visibilità da parte del nostro sindaco, e questo in realtà non è, potrebbe anche essere un'operazione simpatica, ormai. Non lo è neanche più, direi quasi patetica, è un tentativo di confondere anche i cittadini dalle reali problematiche che gode il comune di Berceto, e lo vediamo all'ordine del giorno. L'IMU prima casa, seconda casa, le tariffe dell'IMU sono sempre al massimo, 10,6, l'addizionale IRPEF pure, la gestione dei rifiuti su cui dicevo precedentemente, possiamo muovere anche qui punti critici. Da quando sono in consiglio comunale c'è un continuo aumento dei costi di rifiuti annuale di qualche decina di migliaia di euro, a fronte di una diminuzione della produzione, quindi qualcosa di inspiegabile da questo punto di vista. Sulla gestione dell'acqua, il passaggio da Montaigne 2000 alla gestione del servizio idrico da parte del comune in proprio, abbiamo visto in questi primi 6 mesi, 5 mesi di gestione, è sicuramente negativa, anche perché manca il personale, mancano le strutture, manca soprattutto una risposta rapida e efficace di fronte alle difficoltà che chiaramente ci sono e che c'erano anche prima quando c'era Montaigne 2000. La differenza è che prima c'era un apparato predisposto in maniera efficace a risolvere ogni piccola difficoltà che in un'ora, 2 ore, insomma, veniva risanata. Adesso invece, chiaramente, nonostante i meriti del personale, chiaramente, e la loro bravura, non può essere compensata da carenze organizzative e carenze chiaramente logistiche. Va detto inoltre, insomma, che se vogliamo migliorare dobbiamo anche cercare di valutare con maggiore lungimiranza i punti e i problemi del comune di Berceto, lo spopolamento che chiaramente è all'ordine del giorno, la carenza di residenti che nell'arco di 10 anni ha visto venire meno diverse decine di unità, insomma, di abitanti, e soprattutto spendere quelle poche risorse che il comune ha. Che quei pochi introiti chiaramente che beneficia per cose serie, ecco, non per fare pubblicità a Paperon de Paperoni, non per chiamare consulenti, avvocati a parlare, a decantare diciamo, le idee singole e singolari del sindaco, ma per problemi pratici, le buche, la segnaletica orizzontale, l'asfalto. Abbiamo strade comunali che sono vastissime, vero, in condizioni talune indecenti. Quindi anche pochi soldi possono essere risparmiati e possono essere investiti per i problemi poi concreti, che sono questi: viabilità, servizi scolastici, piccole cose che poi sono all'ordine del giorno, che sono quelle su cui i cittadini contano realmente, non certo sulle buffonate in stile Paperon de Paperoni,
che è l'ultima del circuito, insomma, a cui abbiamo avuto modo di assistere. Quindi la speranza è che il sindaco e questa amministrazione si occupi con maggiore interesse dei reali problemi dei cittadini del comune di Berceto, che non mancano, è chiaro che ci sono e nessuno ha la bacchetta magica per risolverli, però c'è modo e modo di affrontarli e si può, con un po' più di serietà e con un po' più di lungimiranza, provare a risolverli.